Luciano Gallo, di lavoro faccio il direttore dell'Unione dei Comuni del Campo San Pierese, di nome fa Federazione di Comuni. È un ente locale, sono 11 comuni nord-est di Padova, si sono messi assieme, costituendo appunto questo ente locale, sono 100.000 abitanti. Dal punto di vista, diciamo, della vocazione territoriale, quello è un territorio come questo produttivo, un'azienda ogni 8 abitanti, pertanto insomma apparteniamo a questa fascia del Veneto centrale, a questa terra di mezzo, no? Tra la linea delle montagne, dove voi in fondo fate anche da cerniera, e la linea delle città, che rappresenta un po' la 4. Con molti di voi facciamo da un po' di anni rete su questi temi. E perché sta cosa? Perché siamo tutti consapevoli che stiamo vivendo un passaggio d'epoca, cioè quello che sta accadendo in questi anni, in questo periodo, non sono cose, non è un tempo ordinario. È bene che ce lo diciamo non una volta ma più volte, che sono cose che accadono ogni 100-150 anni. Stavolta è capitata a noi, però questo significa che ognuno di noi porta un po' di responsabilità su come sarà il mondo che verrà. Perché? Perché in questo tempo è andato in crisi un modello e un sistema di sviluppo, perché guardate lo Stato, in questo caso lo Stato nazionale, e l'organizzazione con la sua istituzione, con la sua architettura, sta profondamente cambiando, credo sia insomma conoscenza di tutti, ma lo Stato sta passando da uno Stato centralizzato alla francese, così come l'abbiamo ereditato da Napoleone, no, con l'Unità d'Italia, ad uno Stato che vuol diventare uno Stato federale alla tedesca. Il Belgio ci ha messo 100 anni, è bene saperlo. Nel sistema delle norme ad oggi disegnate, la previsione sono 7, dura, che in 7 anni. Quello che stiamo sperimentando nel 2012, cioè quest'anno, come enti locali, è che non abbiamo mai vissuto un anno così centralizzato come questo. Cioè noi siamo consapevoli che siamo in amministrazione controllata. Soldi non ce ne sono più, e non ce ne saranno per un pezzo. Come ci dicono tutto. Secondo aspetto, avete visto il bicameralismo perfetto nella Costituzione verrà modificato, si sta parlando di macro regioni, quindi anche i confini regionali si stanno mettendo in discussione, provincia di Vicenza e Belluno, sapete, sono già commissariate e è già segnata la fine delle province così come le abbiamo conosciute, perché diventeranno enti di secondo livello, vuol dire persone elette che eleggeranno probabilmente 14-16 consiglieri, avranno solo funzioni di coordinamento e indirizzo. Abbiamo visto l'obbligatorietà dei comuni nell'associarsi, di mettersi assieme, perché i servizi così come vengono offerti in questo momento dalle dimensioni comunali sono considerati troppo costosi, a volte non efficaci, non utili al cambiamento, quindi insostenibili, diciamo così. Quindi diciamo che lo Stato si sta profondamente ripensando, creando in questo contesto davvero indeterminatezza. Sul tema, per esempio, della governance, che cosa succederà? Chi tratterà i temi delle politiche di sviluppo sul territorio? Perché le città hanno un loro contesto che permette loro di pensarsi, ma il territorio? Quali sono gli spazi nuovi, gli organismi nuovi, le istituzioni nuove che si stanno pensando? Perché guardate che l'associare i piccoli comuni con le dimensioni minime previste dalla legge di 15 giorni fa, che citava il sindaco, sono dimensioni minime. Per la montagna 5.000 abitanti, ma sulle politiche di crescita e sviluppo cosa cambia 5.000 abitanti? Per l'area del Veneto centrale 10.000 abitanti. Ma che cavolo volete che cambi? Certo, potremmo fare meglio l'anagrafe, ci sta. Ma questa roba qua davvero è in grado di ripensare il modello di sviluppo e quindi incidere profondamente su un sistema produttivo manifatturiero come il nostro, capace di traguardare le sfide? E allora, se i 10.000 non bastano, se probabilmente i 100.000... sono la dimensione minima, ma com'è che decidiamo come sistema territorio? Sistema territorio vuol dire mettere assieme i beni privati, cioè chi fa scambio, interesse, aziende, compra, vende, bene privato, il bene pubblico,
l'istituzione e il bene relazionale, perché questa grande fetta del Veneto sta in piedi, soprattutto sta molto in piedi con i beni relazionali, quelli del terzo settore, quelli legati, no, all'economia del dono. Ecco, ma sto sistema territoriale, che geometrie si dà per traguardare il futuro? Ecco, allora, con questa domanda credo tutti noi, qualsiasi livello siamo qua, e anche quelli che stanno là fuori, ma siamo tutti coinvolti, e dobbiamo trovare nuovi livelli di sostenibilità. Sostenibilità vuol dire non tanto solo l'aspetto economico, ambientale ed ecologico, ma significa anche comunità sostenibili, cioè capaci di stare assieme al di là di un raffreddore o di un mal di pancia, capaci di andare nel tempo assieme, questo tempo anche sostenibili. Bene, allora, fatto sto cappello, è perché trova significato le alleanze che stiamo costruendo, distribuiti in qualche modo in questo momento, ecco, nel Veneto. E nella nostra esperienza, parlo allora del campo sampierese, è da un po' di anni che abbiamo iniziato un percorso che un po' in questo momento dice: per noi tre sono gli aspetti vincenti. Primo aspetto vincente è il noi. È finito il tempo del far da sé, chi fa da solo il piccolo, bello, eccetera, eccetera, va bene, ma se sei da solo non vai da nessuna parte. È arrivato il tempo del noi. E il noi ha bisogno di solidarietà, ma ha bisogno anche, nella Rivoluzione francese si diceva, della fraternità. Con la solidarietà le diseguaglianze in qualche modo gli dai l'opportunità di diventare un po' più uguali, eque, giustizia. Ma è solo nella fraternità che gli eguali possono essere diversi. E quindi ognuno può mettere a valore la propria specificità, l'identità, no? Le proprie vocazioni territoriali. Per questo abbiamo come comuni creato l'Unione di Comuni e ci siamo chiamati una federazione di comuni. Siamo andati in Germania, siamo andati in Svizzera, abbiamo guardato lì come sono negli stati federali le forme degli enti locali e in qualche modo abbiamo elaborato sto pensiero. Quindi non la fusione, almeno nella nostra esperienza, non sto dicendo che è sbagliato, è giusto, non mi interessa niente, ma l'idea profonda che ci deve essere un livello anche tra il mondo istituzionale per cui si possa stare assieme, ma facendo in modo che ognuno possa realizzare fino in fondo la propria creatività, la propria identità, la propria specificità, i propri carismi territoriali. Secondo aspetto, quindi il primo è il noi, la seconda valenza che ci siamo dati è l'identità territoriale distintiva. E per il nostro territorio questo significa riuscire a legare il prodotto che viene realizzato da un'azienda, da chi produce, da chi crea, eccetera, con l'identità territoriale. Cioè sempre più quando prodotto e identità territoriali coincidono e fanno vivere a chi ci abita e chi ci entra in questo territorio un'esperienza unica, anche emozionale, allora sempre più siamo consapevoli che siamo nella strada giusta. Il terzo elemento è la comunità intelligente. Comunità intelligente che vuol dire gruppo di persone che sanno stare assieme in modo collaborativo e mettendo assieme anche competenze diverse. Da questo punto di vista, una società che si è fatta veloce e flessibile, no? Lunga nel senso che dove andare all'estero, no? L'approccio con le lingue, con il computer, con la tecnologia diventa sempre più importante, è una comunità che finalmente, diciamo, probabilmente i giovani possono trovare uno spazio importante di realizzazione. E dove comunità intelligente significa anzitutto essere comunità sostenibili. E da questo punto di vista la risposta che ci siamo dati, ma una decisione, sintesi fatta, condivisa tra sindaci 2 mesi fa, è quella di dire: noi realizziamo comunità sostenibili nel territorio ogni qualvolta tutti i soggetti che si mettono assieme, e ne abbiamo bisogno, è che siano soggetti, cioè comunità, gente che si mette assieme per creare senso. Abbiamo bisogno di creare comunità di senso, di significati, non stare assieme a caso. Oggi è tempo di creare nuovi significati e nuovi sensi. Comunità dei legami forti,
perché il capitale della fiducia in tempi come questi è un capitale numero uno, e poi comunità capaci di creare valori. Valore nel senso che può essere uno tira una linea e dice bene, alla fine della giornata cosa ho prodotto, che progetti ho realizzato, che pensieri ho messo in pista, che valori ho creato. Quindi ogni qualvolta la comunità, mettendosi assieme, crea senso, coesa fortemente tra i soggetti e crea valore, è una comunità, noi diciamo, sostenibile. Ecco che allora dentro questa cornice ci stiamo interrogando, è un percorso che un anno e mezzo lo stiamo facendo con l'Università di Padova, con quattro facoltà, ma ci stiamo interrogando dicendo, bene, se il prodotto interno lordo non è più il modello di sviluppo che è in grado da solo di dirci come possiamo affrontare il tema del futuro, con che modello di sviluppo pensiamo di attrezzarci come territorio? E da lì la riflessione ci ha portato attraverso questo benessere ecosostenibile territoriale, il BEST. Ecco, mi piace anche l'idea del miglioramento continuo. Ci ha accompagnato due domande che credo ogni comunità deve porsi in questo tempo. La prima domanda è sull'identità, cioè chi sono e chi voglio diventare. Ma la seconda domanda è sul benessere, cioè per il campo sampierese, che cosa conta veramente oggi? E ancora, ma che cosa conterà? E che cosa conta oggi per il campo sampierese del futuro? Quali sono le dimensioni importanti? Quelle che davvero, no, in qualche modo ci aiuteranno a disegnare il futuro? Su questo ci siamo dati quattro risposte. La dimensione economica, noi siamo territorio a vocazione produttivo, manifatturiera. La politica, guardate, questo è un miracolo. La politica, vuoi ideologicamente, vuoi perché erano altri tempi, ma a livello locale i sindaci non erano mai riusciti a dire che l'identità del campo sampierese era principalmente a vocazione produttivo manifatturiera. Era una parola, la fabbrica, no? Era una parola che si fermava in bocca. Io non so perché. Oggi riuscire a dire che questo è un asset strategico, oggi e per il futuro, e lo dica la politica, e su questa chieda che tutti facciano quadrato, è una roba bella e potente. Secondo, quindi economico, ambientale, la dimensione sociale e la dimensione istituzionale. Le quattro dimensioni che in questo momento abbiamo ritenute strategiche per il campo sampierese di domani. E per ciascuna di queste dimensioni abbiamo definito un set di indicatori. Sono complessivamente una 60-70 indicatori. Con il ragionamento di dire, bene, siccome li abbiamo costruiti assieme questi indicatori, decidiamo tutti insieme che questi diventano il metro con cui noi ci misuriamo. Da qui al futuro. Ci misuriamo secondo due criteri, quindi queste quattro dimensioni sono misurate con due modalità. Uno si chiama l'equità. L'equità vuol dire come viene distribuita, ad esempio, la ricchezza o il lavoro in questo momento, perché l'equità misura la capacità distributiva in questo momento. E poi la sostenibilità, che vuol dire l'equità nel tempo, no? La capacità di mettere in piedi una serie di scelte che in qualche modo costruiscano possibilità di futuro anche per le prossime generazioni e quindi comunità sostenibili. Con questi due criteri di misurazione, questi 60 indicatori, oggi abbiamo cominciato categorie economiche, sindacati, sindaci, terzo settore, abbiamo cominciato a dire bene, oggi noi siamo qua, questi sono gli obiettivi che abbiamo cominciato a metterci in pista, stiamo andando in quella direzione oppure no? E ogni anno il sindaco sa, dal prossimo anno, perché stiamo chiudendo adesso, che quest'anno di sostenibilità complessiva, di BEST complessivo, il comune di Borgorico è 0,43, in un parametro da 0 a 1. Con tutte le azioni, le politiche che fa lui, tutti i soggetti, il sistema territoriale, il mondo, ma questo 0,43 riesce ad arrivare a 0,46 o no? Oggi questa è la sfida.
ma è una sfida, capite, dove il best, primo, diventa un accordo. Non è una scelta che cade dall'alto, il presupposto è che sia un'alleanza, un accordo. Due, gli strumenti non diventano, voglio dire, questo caso, gli strumenti con cui conoscere, sapere, discutere, non sono cose, metodo, diventa sostanza, cioè diventa un mondo. In questo caso internet, nel caso specifico il cloud, no, stare nella nuvola con queste informazioni, significa che il ragazzino di 10 anni, come il nonno di 90, come l'operaio, come l'impiegato, come il politico, come lo studente, ma riesce a conoscere, partecipare e dire la sua. Perché? Perché il best deve diventare un bene comune, non può essere un bene di parte. Non può essere né un bene pubblico né un bene privato e basta. Deve diventare un bene relazionale, cioè un bene comune, che insieme la comunità decide, si pone come obiettivo e insieme fa le verifiche e verifica l'impatto delle proprie azioni. Per questo oggi tutti noi, tutto il Veneto in particolare, dovrà decidere quali sono i nuovi occhi per vedere questo mondo nuovo che sta cambiando. E su questo il Campo San Pierese piacerebbe molto costruire una roba in sintonia. Con quali organismi affrontiamo queste nuove sfide? E allora, bene il tema dell'associazionismo dei comuni e le politiche poi di sviluppo e le politiche sociali con chi le affrontiamo? Guardate che l'IPA, la grande genialata, è l'unico organismo che riesce a mettere nel territorio insieme parti sociali, pubblica amministrazione e terzo settore. Non ce n'è un altro, non c'è un tavolo diverso dove tutti i soggetti del territorio possano parlare, discutere e decidere. Terzo elemento, c'è proprio il tema dei modelli di partecipazione. Perché pensare che affrontare questi temi col vecchio sistema dei partiti, allora siamo già freschi prima di partire. Occorre davvero immaginare che ci siano nuovi modelli partecipativi, che poi arrivino anche dentro il percorso dei sistemi strutturati, perché questi diventino idee normative, no? Per l'attività regolativa. Però occorre reinventare anche un modo nuovo di stare assieme, di raccogliere e decidere. Buon lavoro.